Eccoci dunque collegati in Eurocolor Panavision, assi assi, lulli lulli. Siamo al pala hockey, pala terzi, pala 1, pala 2, pala 3 o pala 4, che busta vuole. Questa settima giornata di questo campionato frastagliato, ma veramente frastagliato, perché c'è chi ha giocato 4 gare, chi 5, chi 6. Il Bassano, che va piano e lontano, ha giocato finora 5 gare, 7 punti raccolti. Sardana 4 gare, 4 punti. Se Francesco Dolce, player manager, mette in pista di fronte a Simone Corona, numero 11 Davide Borsi al rientro, insieme a Festa, Sergio Festa, numero 9, numero 57 Francesco Rossi, numero 88 Francesco De Rinaldi, con una I sola. Dalla parte opposta, oserei dire opposta, il Bassano. E c'è il gol! Il gol di Dolce, 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 Dolce non Gabbana. Dolce, Dolce, Dolce. Dolce non Gabbana. Dolce, 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 Dolce non Gabbana. Dolce, 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 Dolce non Gabbana, sblocca, Dolce, 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 Dolce non Gabbana, Tataranni, prova il tiro e gol, il pareggio immediato di Tataranni al 13:31. Chiama il fallo Tataranni, gioco che prosegue. E Cuglia, gran gol di Cuglia, sorpasso Bassano al 14:06, anzi 14:36, 1-2, Cuglia, Tataranni, Tataranni in mezzo, Giulia, Cuglia, Giulia, Cuglia, Giulia al 20:33. Terzo gol ancora di Giulia. Borsi, numero di Borsi, fallo di Tataranni, time out e blu per Tataranni, ci sarà la punizione di prima al 21, al 21:18. Festa contro Dal Monte, la rete! Festa, che fantastica, fantastica sta Festa, che fantastico, fantastico, Sergio Festa, Sergio Festa, Sergio Festa, ha fatto gol. Festa, che fantastica la rete di Festa, che fantastico, fantastico, Sergio Festa, Sergio Festa, Sergio Festa, ha fatto gol. Davide Borsi, brava, Peppini, Rossi, numero, e gol stupendo! Chicco, e Chicco, Chicco, non lo sa, che quando segna gode tutta la città. Ha fatto un golasso, ma di quelli spettacolo che solo lui sa fare. E Chicco, Chicco, non lo sa, che quando segna gode tutta la città. Un gol spettacolare, un gol spettacolare. E c'è il gol di Chicco, Chicco non lo sa, che quando segna ride tutta la città. E Chicco, Chicco non lo sa, che quando segna ride tutta la città. Sardana di nuovo avanti al 8:40. E gol! E gol di Sergio Festa! Il gol di Sergio Festa, 5-3! Festa, che fantastico, fantastico Sergio Festa! Che fantastico, fantastico Sergio Festa! Fantastico Sergio Festa al 13:21. 5:30, la conclusione! E Dolce! E Dolce, Dolce, Dolce! Dolce non Gabbana! E Dolce, Dolce, Dolce! Dolce non Gabbana! E Dolce, Dolce, Dolce! Dolce non Gabbana! E Dolce, Dolce, Dolce! Dolce non Gabbana!
6-3. 6-3 Saldana, ragazzi. E Saldana vince, Saldana batte Bassano 6-3, grandissima partita, grandissima vittoria. E adesso andiamo alle interviste con Chicco Rossi, autore di un gol meraviglioso, quello che ha dato la spinta definitiva alla rimonta, il gol del 3-3, una partita straordinaria. Questa volta avete rimontato e non vi siete più fatti prendere. No, siamo stati molto uniti sul secondo tempo, siamo stati tranquilli a rientrare dopo l'intervallo, e infatti eravamo determinati a portare a casa questi tre punti che per noi sono d'oro, sono come il doppio. Siamo stati veramente bravi, ci siamo creduto fino alla fine. Ecco, quindi una prova di forza vostra, un passo in avanti rispetto alle ultime gare in cui, soprattutto a Monza, avete accusato anche le decisioni avverse arbitrali, ma avevate rimontato e eravate stati sorpassati. A Monza, a parte gli errori che possono esserci stati arbitrali, siamo stati anche lì comunque, secondo tempo siamo entrati sempre con la testa giusta per rimontare la partita. Ce l'avevamo fatta, però purtroppo si sa, tutti sbagliano, sbagliamo noi, sbagliano gli arbitri, è il gioco. E adesso dove può arrivare il Carispetti a Saldana? Dove può arrivare? Noi giochiamo partita dopo partita, diamo tutto ogni partita, noi dobbiamo concentrarci solo su questo. Il gol, raccontaci il gol. Il gol è... Che devo dire? Gol del 3-3. Il gol del 3-3, mi ha preso un po' così, cioè mi è venuto naturale fare quel gesto tecnico lì, e sono molto contento perché ero a secco fino ad ora, e è una bella iniezione di fiducia in me stesso.